Forti e delicate, determinate e sensibili, lucide estremamente quando la vita o la partita lo richiedono, folli e sognatrici nel guardare il futuro, nell'immaginare il mondo, cambiarlo. Guerriere ed entusiaste sono le donne della pallamano, della nostra pallamano, meravigliose nell'interpretare e rendere unico con la loro tenacia e dedizione uno sport che ne incarna pieno tutte le caratteristiche. Ogni giorno, tra emozioni e agonismo, scuola, università, lavoro, figli e mariti, lacrime e sorrisi, amicizie e sfide, scendono in campo, inseguono una passione. Perché la verità è una soltanto, la pallamano è inequivocabilmente donna. E allora auguri a tutte le piccole e grandi donne della pallamano italiana. Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati in Endmall Maria, apertura d'obbligo dedicata alle donne con la copertina firmata da Matteo Aldamonte. Oggi, giovedì 8 marzo, si celebra la festa delle donne, noi vogliamo celebrare anche le donne della pallamano italiana. Lo faremo tra pochissimo in collegamento con un ospite prestigioso. Intanto saluto e ringrazio Vito Semi, presidente della Faenza, che è nostro ospite quest'oggi. Faenza, buongiorno. Protagonista di una brillantissima stagione nel campionato di A2 Girone C, primo in classifica, da poco raggiunto nella giornata di ieri dalla notizia di una poco piacevole, perché bisognerà ripetere la partita disputata a Parma, anche se poi insomma pendono ricorsi, insomma cose che riguardano gli uffici legali. Noi parleremo, presidente, però di pallamano e dell'ottimo campionato che sta portando avanti il Faenza. Saluto Matteo Aldamonte in tenuta blu quest'oggi per la gioia del nostro regista. Subito in collegamento abbiamo Liliana Ivaci, il tecnico della nazionale italiana Under 17, unica rappresentante del gentil sesso nello staff tecnico azzurro. Ciao Liliana, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, festa delle donne, le donne della pallamano italiana come stanno? Che pensano e soprattutto cosa vogliono fare in futuro? Le donne italiane piccole, diciamo piccole, quelle che abbiamo selezionato ora, hanno un bel progetto, potrebbero avere un bel futuro con tanto impegno naturalmente dalla parte della federazione, che già veramente ha fatto tanto, e dalla parte loro e le loro società. Siamo riusciti a creare un bel gruppo. Ecco, è un gruppo, scusami Liliana, che può far ben sperare la pallamano italiana, questo che avete messo su. È un gruppo veramente su quale abbiamo possibilità di lavorare, un progetto che ultimo incontro con presidente Loria ci ha dato anche possibilità di avere un numero un po' più ampio, arrivare a 22-23 ragazze, non andare a tagliare subito a un numero chiuso, che sicuramente fa tanto bene avere un po' di concorrenza in principio di più e ogni volta non essere sicuro di essere convocato o no per diverse manifestazioni. Penso che già questo ci dovrebbe dare una mano, così almeno sai com'è la mentalità. Sono sicura, siamo 18 e vado, o merito o non merito. Con questo permesso di presidente di avere un numero più grande, abbiamo possibilità di farli un po' combattere, avendo la concorrenza per ogni ruolo. Ecco. Assolutamente sì, un gruppo che sarà impegnato in Svezia, Matteo, no? Perché attende un impegno gravosissimo ma molto probante. Dal 2 al 6 luglio prossimi, nell'ambito della Partille Cup, c'è il campionato europeo Open categoria Under 16, girone non di ferro di più, perché abbiamo trovato sulla nostra strada Norvegia, Polonia, la Svezia e la Repubblica Ceca, una serie di scuole di pallamano di altissimo livello. Davvero. Ecco, questo però, Liliana, al di là del fatto che insomma parliamo di superpotenze, soprattutto a livello femminile europee, però darà la possibilità alle tue giovani, alle giovani del movimento nazionale, di poter fare un'esperienza importante, probante, insomma, contro avversari di valore. Sicuramente, perché siamo andati a Lituania senza fare un incontro internazionale, anzi fare le partite con le nazionali delle nostre categorie. Questa esperienza, anzi, volevo anche dire che il gruppo sarà seguito 4 anni, non so da chi, certo. Non so se continuiamo noi, perché devo dire anche che è un bel uno staff, gruppo, sì. Delle mie assistenti, i miei aiuti, come Elena, come Adele, Avram,
sono ragazze che hanno dato tanto a pallamano, siamo in quattro, cerchiamo di dare il nostro massimo e il progetto questo è di 4 anni, non di 2. Assolutamente. Non è male, sì. Che penso che è la prima volta seguire un gruppo 4 anni, quando finiscono con 2 MHC, con Europa Open, con Europei Gruppo B, continuano ancora, che non è male per niente. Ecco, assolutamente, è un gruppo che potrà. Un cambio e un salto di qualità. Bene, ci auguriamo che questo gruppo possa crescere. Intanto, rimanendo nel settore femminile, chiedo a Vito Sami, che si occupa di maschile, però a livello giovanile immagino che Faenza abbia anche aperto alle bambine. Ecco, quanto è importante anche il bilanciamento tra uomini e donne per far crescere il movimento nazionale, per far crescere la nostra pallamano? Ma, dunque, sarebbe importantissimo. Adesso noi stiamo cercando da qualche anno a questa parte di curare anche il settore femminile. Abbiamo fatto quest'anno una squadra femminile in coabitazione con il Romagna, si chiama Cacinimo, la Fala 2 femminile. Sono ragazze di Faenza, sono ragazze di Mordano, insomma è un progetto comune per vedere di lanciare anche nella nostra, in Romagna, il pallamano femminile. E anche il settore giovanile, abbiamo già diverse ragazzine che stanno frequentando i nostri corsi, quindi le prospettive ci sono e vedo che anche i ragazzini fanno allenamento più volentieri quando c'è anche qualche... sì, sfruttare sotto questo aspetto la vicinanza dei due sensi. Questa è poi musica, sì, per le orecchie, questo. Di Liliana, che insomma ambisce ad avere tante società che lavorano con le giovani. Senti, non sono giovani, ma sono le due squadre, credo, più titolate nel momento, nel massimo campionato femminile. Sono Iomi Salerno e Indeco Commersano, che si affronteranno sabato nel big match del massimo campionato. Vediamo questo servizio che presenta il prossimo turno, poi ti rubo soltanto un minuto, Liliana, per commentare anche il massimo campionato, laddove le tue giovani dovranno necessariamente approdare. Vediamo il servizio intanto. Sarà lo scontro diretto della prossima giornata a decidere in buona parte le sorti del primato in Serie A1 femminile. Eh sì, perché anche dopo la 17ª giornata Indeco Conversano e Iomi Salerno escono vincitrici. Le pugliesi senza patemi con un 27-16 in scioltezza sul campo del Flavioni. Le campane invece soffrendo maggiormente in casa di una Leonessa Brescia che si conferma in crescita. Lombarde avanti 17-16 al termine del primo tempo, nella ripresa sale di tono Prunster fra i pali e la squadra di Rupez viene fuori. Due punti preziosi, quelli portati a casa alla Salerno. Un gol di Michela Cobianchi a 43 secondi dalla fine chiude in parità domenica sul 22-22 la sfida fra Estense e Cassano Magnago. Un punto alle Emiliane e uno alle Lombarde, che riescono comunque a staccare al terzo posto, seppur di una sola lunghezza, la casa al grande padana. Da registrare il ritorno alla vittoria della Mechanic System Wurps Oderzo 28-27 contro l'Ariosto Ferrara per due punti sudati ma nel contempo importanti nella corsa ai playoff scudetto, corsa dove resta prepotente Casalgrande. Le Emiliane costringono infatti la Venplast Dosso Buono all'ennesimo passo falso, che pesa maggiormente perché è maturato fra le mura amiche, finale 27-24 in favore della squadra allenata da Yassin Lassuli. A completare il quadro dei risultati di giornata, il 34-26 in trasferta con cui Bressanone archivia la pratica Globo TMS Bioapta Teramo. In doppia cifra Daniela Palarie e Sandra Federspiller, 15 e 10 reti al fischio finale. Ecco Liliana, per concludere questa ampia parentesi dedicata alle donne, sabato il big match, la gara più attesa, quella tra Iomi Salerno e Indeco Commersano, ricordiamo, diretta a Sport Italia a partire dalle 20.45, è una partita che secondo te può già decidere qualcosa o è ancora troppo presto? Ma credo che è ancora troppo presto, perché sicuramente la partita ha suo peso, particolarmente per la squadra che gioca in casa, avendo avuto una piccola colpo lì nella Coppa Italia, e sicuramente giocheranno con più ansia, però giocano in casa loro. Tu poi conosci bene il calore del Palapalumbo, sì, quindi insomma c'è da attendersi. No. Sì, c'è sempre pubblico, ti dà una mano, questo è sicuro, particolarmente il pubblico a Salerno, che me lo ricordo da tutti questi anni. E loro, guardando realmente sulla carta, sono più forti, più numerosi, hanno le coperture per ogni ruolo minimo di 2 persone, però sempre dipende da giornata, da convinzione, da autostima, da sicurezza, ecco. Bene. Quanto loro riusciranno a reagire dopo, sicuramente saranno, secondo me, più ansiose, però giocano in casa e gli deve dare una mano.
Bene, grazie, grazie Liliana Emaci, buon lavoro. E allora chiudiamo con il quadro completo della giornata e poi abbiamo una chicca finale che Matteo Aldamonte dedica ancora a due donne del Movimento Nazionale. Vediamo rapidamente il prossimo turno, perché è vero che Salerno e Conversano si stanno giocando la leadership, ma è altrettanto vero che alle spalle delle due prime della classe c'è grandissimo equilibrio, con una lotta serrata per entrare nei playoff. E allora Matteo, mentre vediamo ancora le immagini e la grafica della classifica del prossimo turno, qual è l'ultimo regalo, l'ultima chicca che vogliamo donare alle donne del Movimento? Quelle che ci hanno fatto battere il cuore in particolare nel fine settimana sono state due azzurre che militano nei campionati esteri, Angela Cappellaro e Annika Niederwieser. Andrei subito con la clip che abbiamo preparato, perché la prima ha raggiunto la promozione dello Skrim Kongsberg dalla seconda lega alla prima lega del campionato norvegese. Parliamo di un campionato importantissimo, quello norvegese. La sua squadra, lo Skrim Kongsberg, appunto, con la vittoria di sabato ha ottenuto la promozione con 3 turni di anticipo, 17 vittorie in 19 partite disputate, e per Angela è sicuramente un risultato molto importante. Parliamo di una ragazza che era alla seconda stagione in un campionato estero e va ora ad arricchire la schiera di giocatrici che militano nelle prime leghe estere, come Annika Niederwieser, come Laura Rotondo nel campionato svizzero, Rafi Kettaki, Laura Rotondo abbiamo già detto, e abbiamo detto di Annika che invece ha segnato 7 reti in Champions League nel fine settimana. Le ha fatte non a una squadra qualunque, al Buducinost del tecnico Asic. Eccola qui. Eccola in azione, abbiamo selezionato alcuni dei suoi gol più belli. 7 su 17 al tiro per lei, 17 tiri. 7 reti sono importanti, ma 17 tiri presi per una ragazza che arriva da un infortunio alla spalla è sintomo di coraggio e di un nuovo feeling con il gol che Annika sta riprendendo, e ne abbiamo assolutamente bisogno, soprattutto in vista degli impegni della nazionale femminile contro la Slovacchia. Bene, 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 in bocca al lupo alle azzurre all'estero, che ritroveremo tra pochissimo per gli impegni della nazionale. Ora parliamo del settore maschile, del campionato di A2 in modo particolare, del Faenza. La favola Faenza, possiamo definirla così, Presidente? Sì, sì, direi che quest'anno veramente stiamo vivendo una stagione fantastica, perché essere ancora imbattuti dopo 17 giornate è veramente una favola. Tutte vittorie, un solo pareggio è andato oltre tutte le più rosee aspettative che ci eravamo fatti all'inizio stagione, però il gruppo era di valore e lo sta dimostrando ampiamente. Ecco, ma questo filotto di risultati però al momento non permette ancora al Faenza di poter avere la certezza di accedere alla Final Eight, quella che poi decreterà la promozione in Elite, in massima serie, perché c'è alle spalle un Nonantola che non molla di un centimetro. Dunque, allora, alle Final Eight ne andranno le prime due, quindi per noi è importante arrivare primi per avere una buona... Certo, infatti, sotto questo aspetto è importante. Sì, ecco, la griglia di partenza della Final Eight è avere un posto di riguardo. Però questo nulla toglie al fatto che comunque la terza è molto distante, quindi giocando come stiamo giocando adesso, le rimanenti 5... purtroppo 6 partite per noi, sono 5 giornate alla fine, ma noi dobbiamo recuperare la partita col Parma che ieri... Ecco, ma quanto è importante, come dicevo prima, chiudere al primo posto? È importante perché finire, anche soprattutto finire da imbattuti, sarebbe certo, un bel... Autostima. Autostima, una bella carica per tutti i ragazzi, per il nostro tutto l'entourage, e quindi anche di fronte alle squadre avversarie ti presenti come certo, con una forza notevole, ecco. E poi soprattutto il prestigio, dai, di vincere. Dai, certo. Veniamo da una promozione dalla Serie B, un campionato vinto in Serie B, vincere doppio anche... Doppio salto, eh? Incrociamo le dita e stiamo... Un passo adesso, per volta. Adesso arriviamo alla Final Eight, poi dopo... E allora vediamo, facciamo il punto sui campionati, sui gironi di A2 nel servizio, poi ne parliamo ancora con il Presidente Sami. Mai come quest'anno il campionato di Serie A2 maschile sembra destinato a regalare emozioni e palpitazioni. Eh sì, perché delle 49 compagini ai nastri di partenza a settembre solamente una staccherà il pass per la Serie A1 della prossima stagione.
La riforma che porterà il massimo campionato ad un unico girone nazionale ha inevitabilmente stretto i margini per la promozione. Alla prima fase in corso di svolgimento fino all'aprile prossimo, con 5 gironi coinvolti, seguirà una Final 8 da brividi in campo neutro nel weekend del 1° maggio, e lì si deciderà tutto con un solo posto disponibile per il salto di categoria. In almeno 3 dei 5 raggruppamenti che suddividono la penisola, l'equilibrio la fa da padrone. Partiamo però con chi in questi mesi ha costruito un principio di fuga, a cominciare dalla Città Sant'Angelo. Nel girone D, 12 vittorie in 13 partite per la squadra allenata da Hernani Savini, che ha messo in cascina 24 punti a fronte dei 19 delle pugliesi Putignano e Manfredonia, le inseguitrici più vicine. Situazione analoga in Sicilia, dove con 15 risultati utili in 16 gare, il Mascalucia di Salvo Cardaci, tecnico campione d'Italia uscente nel femminile con Salerno, si è messa alle spalle i palermitani del Chelona e via via a seguire tutte le altre. Si lotta e aspramente nei gironi A, B e C. Il primo dei tre, peraltro, garantisce un solo posto in Final 8. Ecco perché il derby sardo fra Sassari e Verde Azzurro tiene banco. 18 punti primi, 16 secondi, e il 17 marzo c'è lo scontro diretto che promette scintille. I gironi B e C, come anche quello del Città Sant'Angelo, del Putignano e del Manfredonia, danno il via libera per la seconda fase anche a chi si piazza al secondo posto. Occhio allora alla primato dell'Oderzo nel girone B, ma appassiona ancora di più la corsa di Taufers e Bigasio, appaiata a 21 punti. Infine il girone C. Chi comanda il Faenza, uscito rafforzato in estate dagli arrivi di molti nomi importanti, sponda Romagna. 31 punti e 16 risultati utili su altrettante partite compongono il ruolino di marcia dei ragazzi allenati da Simone Ronchi, uno che di pallamano di alto livello ne ha masticata decisamente parecchia. Alle spalle, staccata di una sola lunghezza, il Rapid Nonantola. Più ne è in ritardo Secchia Rubiera e Ambra, 25 e 23 punti, in una corsa che da qui alla termine della regular season vede ancora 5 partite da giocare. Ed allora, vedete, avete visto, insomma, immagini dei gironi del secondo campionato nazionale, appunto la 2, in prospettiva Final 8, quale consideri l'avversario più temibile? Visto che c'è un solo posto disponibile. Dunque, il Nonantola del nostro girone è veramente una squadra molto forte. Noi l'abbiamo affrontata e comunque... E sotto questo aspetto è fondamentale chiudere al primo posto per dare anche una retrocessa dalla A1 l'anno scorso, certo. Quindi hanno dei giocatori che hanno già esperienze in A1 come abbiamo anche noi. Certo. L'altra squadra che temiamo molto è sicuramente il Città Sant'Angelo, che Città Sant'Angelo anche loro hanno fatto la A1... E sono anche ad alti livelli. Sì, è andato anche ai playoff e quindi sì. Hanno rinunciato alla 1, però sono una squadra di alto livello. Quindi sicuramente, ma anche le prime degli altri gironi vedo che comunque non sono da meno. Ecco, sarà sicuramente un bellissimo... Sarà una Final 8 davvero molto interessante. Livello. Matteo Aldavonte, rapidamente facciamo il quadro completo del... secondo campionato nazionale e poi dopo andiamo in pubblicità. Un solo posto per 5 gironi, dicevate bene, perché questo è il frutto chiaramente della riforma dei campionati che porterà la 1 maschile dai 3 gironi attuali a un girone soltanto, con 14 squadre, una soltanto appunto arriverà dalla 2. Abbiamo preparato una grafica dalla quale si evince appunto come tutte le prime classificate dei 5 gironi accedono a questa Final 8 promozione nel weekend del 1° maggio, partecipano anche le seconde classificate dei 3 gironi più numerosi, gironi B, C e D, e sarà una 3 giorni durissima perché appunto 8 squadre, le migliori 8 del campionato di A2 per un solo posto nella 1. Bene, ci fermiamo ora, ci fermiamo, linea alla regia, alcuni comunicati commerciali, poi ritorniamo di nuovo in studio. L'inverno sembra non finire mai. Sorridi, riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi@federtennis.it oppure chiama il numero 06 8715 3570. Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro, Trabia, Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri Estivi FIT. L'estate dentro di te. Ancora un tutto esaurito al Foro Italico in Roma, dove i campioni non smettono mai di darsi battaglia. Pietrangeli strappa applausi con la volley bloccata di dritto. Lever esegue perfetto serve in volley, ma il rovescio a due mani di Borg è uno spettacolo. Gabriela Sabatini si sposta sul dritto e comanda lo scambio. Muster si allunga, ma contro il top spin di Nadal non c'è speranza. Serena scaglia una botta da fondo, però Zverev resiste e colpisce lungo linea. Il re di Roma è lui! Gli anni passano, gli stili cambiano. Un torneo che è già leggenda, resta.
Dal 7 al 20 maggio al Foro Italico, gli internazionali BNL d'Italia. Che storia! Bene, seconda parte di Handball Mania. Ora riflettori puntati sul massimo campionato, in particolare sulla pool playoff. Risultati anche sorprendenti nel turno che abbiamo appena messo alle spalle. Vediamo. Primato inedito ma meritato, Pressano e Conversano chiudono a punteggio pieno dopo la seconda giornata di pool playoff nel campionato di A1 maschile con due vittorie pesanti e di prestigio. La prima in ordine temporale è quella dei trentini che allungano il momento d'oro aperto dopo la vittoria della Coppa Italia e battono 25-19 la Junior Fasano alla Palestra Sizzi. Altro capolavoro dei ragazzi di Branko Dumnic, la Puglia continua a portare bene ai gialloneri che dominano sul campo di un Fasano apparso invece in difficoltà e costretto a fare i conti ora con la seconda sconfitta consecutiva. Primi due punti intanto per il Bologna United che sotto gli occhi del direttore tecnico Riccardo Trellini batte 28-23 il Cingoli nel confronto, tutto nel segno del girone B. Ai marchigiani non bastano le 8 segnature di Stefano Arcieri, top scorer della sfida. Tornando alla vetta a fare il paio col successo di Pressano c'è la vittoria targata Conversano contro Bolzano. Accade tutto alla Pala San Giacomo e in diretta TV su Sport Italia. Stavolta, a differenza di quanto accaduto in Final Eight, i biancoverdi trovano tempi, modi e soprattutto la cattiva agonistica per chiuderla, escludendo ogni possibilità di recupero dei bolzanini. Turkovic è il più volitivo degli ospiti, a Monciardini la palma di migliore in campo. Soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti Alessandro Tarafino a fine gara. Ma noi andiamo avanti partita dopo partita, le partite in questo playoff sono tutte imprevedibili e tutto, abbiamo visto anche i risultati delle altre partite, e sono tutte difficili. Quindi con calma adesso noi siamo un po', dobbiamo recuperare un po' anche qualche acciacco e speriamo poi di arrivare nel rush finale al meglio della condizione. Bene, le parole di Alessandro Tarafino. Presidente, anche per te Conversano in questo evento è la favorita al tricolore? Ma io mi aspetto anche un ritorno di Bolzano, perché è impossibile con un roster del genere che in questo momento non riescono possa a rendere. Quindi, troppo presto. Sì, secondo me se riescono a sistemare un po' il gioco, così le situazioni che hanno adesso che non vanno, sicuramente io li vedo ancora come favoriti. Poi c'è la sorpresa Pressano e la delusione Fasano, no? Sì, sono sì, insomma anche, i due rovesci. Sì, a inizio dici Bolzano Fasano come tutti gli anni, poi dopo invece è bello così invece. Ci sono 6 squadre, comunque un playoff scudetto che è veramente molto bello, molto interessante. Le partite sono tutte molto tirate, molto, molto belle da vedere. E questo è soltanto un anticipo di quello che accadrà l'anno prossimo con il girone unico. Vediamo cosa invece sta succedendo negli altri due gironi, nel girone promozione e nel girone playout. Vediamo. Due turni bastano alla Bressanone per mettersi dietro tutte le altre nella pool promozione della 1 maschile. Altoatesini unici a vincere 2 gare su 2 dopo il 29-21, affermazione netta peraltro, in casa dell'Albatro Siracusa. Vittoria nel segno dell'italo-argentino Mariano Castro, unico in doppia cifra con 10 segnature. Pareggio e un punto per parte per Trieste e Oriago Padova che impattano sul 22-22. Entrambe restano imbattute anche se per i veneti al secondo pareggio consecutivo è ritardato l'appuntamento con il primo successo in seconda fase, appuntamento al quale arriva puntuale invece il Cologne che espugna con merito Fondi. I laziali sprecano vanificando il più 3 alla fine del primo tempo e cedendo il passo sul 25-24. Salto poi in pool playout nel girone A, ritorno alla vittoria del Merano che liquida il malo con un perentorio 30-19. Nel girone B intanto sorridono Carpi e Tavarnelle, mentre scendendo al girone C da segnalare il pareggio 24-24 su cui si bloccano Noci e Benevento. Non si ferma la corsa del Cassano Magnago, protagonista di un agevole 32-28 in casa di Mezzocorona. Facciamo i complimenti al Merano, al pubblico e agli arbitri, e va bene così, nel senso che evidentemente noi non siamo stati all'altezza di quello che c'era oggi in campo nel secondo tempo. I motivi adesso è difficile un po' analizzarli a caldo, siamo spariti dal campo per tanti motivi, li vedremo. A me dispiace perché noi non siamo questi, siamo meglio di questi, e per giocare queste partite in questi campi servono qualità come giocatori, come club, come gruppo, che forse in questo momento ancora non abbiamo. Vogliamo adesso già settimana prossima andare avanti con questo ritmo. Ho visto una grande reazione oggi dei ragazzi, penso sono molto soddisfatto e anche credo che fino alla fine
noi possiamo lottare per quello che ci sogniamo tutti. Ovvero l'accesso al girone unico, al massimo campionato. Siamo proprio in conclusione, vediamo rapidamente proprio il quadro completo delle classifiche dei diversi gironi, perché insomma c'è da districarsi attraverso le nostre grafiche, con il girone A che vede in testa il Cassano Magnago, seguito dal Merano, squadre che portano in questa seconda fase i punti già della prima fase della stagione. Nel girone B Teramo con Tavernelle appaiate al primo posto, nel girone C il Gaeta che guida con un punto di vantaggio sul Noci. Ovviamente questi discorsi al momento al presidente Sami interessano relativamente poco, perché un po' si guardano. No, seguiamo perché insomma, anche in questo momento c'è il Romagna che comunque è certo vicino a noi, andiamo a Imola a seguire. A proposito, ma è ipotizzabile in un futuro, insomma, Romagna-Faenza, un tandem Sami-Tassinari? Ma, per un, sì, insomma, un futuro radioso? Sono già diversi anni che collaboriamo insieme come società, i discorsi sono sempre aperti, e sono sempre in evoluzione, quindi sicuramente qualcosa si cercherà di fare, quello come abbiamo già fatto cercheremo di continuare a collaborare. Lei ci aggiorna chiaramente, no? Senz'altro. Questa comunque mi sembra una buona notizia per chiudere. Matteo Aldamonte per il palinsesto. Champions League ferma perché si va verso i quarti di finale, allora l'appuntamento da fissare per questo fine settimana è uno soltanto, ma è molto importante, grafica Salerno Conversano, Sport Italia, 20:45 di sabato. Bene, grazie a Matteo Aldamonte, grazie al presidente Sami della Faenza, in bocca al lupo al suo club e a tutti i club impegnati nel secondo campionato nazionale, sia al maschile che al femminile. Ce ne occuperemo diffusamente nel corso dei prossimi appuntamenti. Voi continuate a seguire Handball Mania e soprattutto contagiate tutti, perché la pallamano è uno sport straordinario. Arrivederci.